grandezza di quello che porta un'opera come l'opera shakespeariana è proprio la qualità. Quello che io ho cercato di far passare, diciamo senza uno scopo e un fine indispensabile e primario, è semplicemente il testo, perché il testo è, a mio modestissimo parere, una scrittura sacra che ha una perfezione strutturale e una perfezione spirituale, e usa una comune vicenda, una banale storia di vendetta, per raccontare invece proprio quello che io penso che sia il passaggio dal non essere all'essere, il verificarsi dell'azione, quindi il verificarsi della vita, che è esattamente il teatro. Infatti Shakespeare è il più grande scrittore metateatrale che esiste, e tra i suoi drammi quello più metateatrale è ovviamente Amleto, cioè quello in cui lui realizza la sua perfezione. Tutto il monologo di Amleto è una lezione di teatro. Quando si mette in scena non si potrà mai riuscire a far passare da essere o non essere questo concetto metateatrale che c'è in essere o non essere, una grande lezione di teatro, ma di essere o non essere si fa passare, diciamo, l'esistenzialismo del monologo e del concetto. Mentre poi Shakespeare ti porge, ti regala tutta una serie di occasioni in cui Amleto parla di teatro. Nello specifico io ho avuto la fortuna di trovare, siccome ho deciso di fare Amleto perché ho incontrato Angelo Campolo, che ha 32 anni tra l'altro, quindi ha praticamente l'età di Amleto, perché è capitato, come scrive un grande maestro che è Peter Brook in un libro che si chiama Lo spazio vuoto, che lui dice Shakespeare si fa quando si incontra l'attore che, diciamo, interpreterà il nome del titolo, ma si incontra non a un provino, si incontra a una festa, si incontra per strada, si incontra uno che dice quello è Re Lear. Allora io ho incontrato Angelo e ho detto quello è Amleto, e in effetti era Amleto.